Nella prima puntata vi abbiamo raccontato come il cristianesimo sia arrivato a Roma, partendo dalle sinagoghe ebraiche. San Pietro annuncia alla folla circostante che il Messia era arrivato. In quella folla c'erano anche gli ebrei romani. Poi come si sia diffuso, testimoniato da persone anonime di cui non ci è arrivata memoria. La prima coppia di cristiani romani, si chiamano Aquila e Prisca. Attraverso la nascita di piccole chiese casalinghe, cioè di comunità che si riunivano nelle case intorno all'Eucarestia. Potrebbero questi muri aver assistito alla fractio panis, allo spezzare il pane dei primi cristiani. Vi abbiamo raccontato la corrispondenza di queste comunità con San Paolo e infine l'arrivo dell'Apostolo a Roma, scortato da un centurione in attesa di essere processato in quanto cittadino romano. Questo basolato, su questa pietra ha messo il piede San Paolo. Possiamo dirlo. In questo caso possiamo dirlo. In questo caso sì. Adesso sta per arrivare anche l'Apostolo Pietro. L'uomo che governa l'impero è un personaggio particolare, si chiama Nerone. Vi stiamo per raccontare una storia di martirio e fede, mettendoci in ascolto di quello che le pietre hanno da dirci. Perché se tu ascolti, le pietre parlano. Siamo a Largo Argentina, a Roma, al centro della piazza. Quella che vedete è un'area sacra di epoca repubblicana. In fondo c'era la Curia di Pompeo, un edificio dove spesso si riuniva il Senato, e sotto quel pino alto è stato ucciso Giulio Cesare nel 44 avanti Cristo. La nostra storia si svolge 100 anni più tardi, nel 56 d.C., quando San Paolo venne ad abitare a Roma, gli arresti domiciliari probabilmente in questa zona. C'era allora un teatro, il Teatro di Pompeo, e c'è oggi il Teatro Argentina, il teatro più famoso di Roma. Ci sono oggi mercerie, negozi di tessuti, e anche a quel tempo questa era una zona artigiana, commerciale. Ci lavoravano tantissime persone di provenienza ebraica, ma per cercare le tracce di San Paolo bisogna incamminarsi verso il Tevere. Stiamo percorrendo in direzione del Tevere via Arenula. Si chiama così perché qua il Tevere straripava e lasciava una sabbia fine, un'arena, un'arenula appunto. Arenula, contratto, è diventato regula e poi regola, il nome del settimo rione di Roma. In fondo c'è il Tevere e questa che stiamo imboccando parallela al fiume è una strada che si chiama Via di San Paolo alla regola. Perché? Perché San Paolo, secondo la tradizione, venne a vivere qui. A casa sua ci andremo dopo. Intanto andiamo a cercare un luogo simile a quello nel quale lui esercitò probabilmente la sua professione, perché San Paolo era sì un apostolo, ma era anche un lavoratore. Questo è il cinquecentesco Palazzo Specchi, ma per arrivare all'età che ci interessa, l'età augustea, la macchina del tempo a Roma, ormai l'avete imparato, si chiama Scale. Questa è la facciata di un'insola, cioè di un condominio di epoca severiana, a cavallo tra il secondo e il terzo secolo, e che questa zona avesse una vocazione commerciale lo dimostrano quelle anfore lì giù.
Ed eccoci arrivati nel primo secolo. Vedete quest'arco? Questo è l'arco di un magazzino che dava direttamente sul Tevere. Dall'altra parte di questo muro arrivavano le barche con le merci che venivano stivate e lavorate in magazzini come questo. Perché questa era una zona a vocazione commerciale e oggi diremmo industriale, artigiana. Ecco, quali erano i mestieri di quel tempo? Per capirlo, andiamo a Ostia. Abbiamo visto che San Paolo viveva sul Tevere, in una zona commerciale, in una zona di botteghe artigiane, ma per capire meglio il clima e gli ambienti in cui può aver vissuto siamo venuti qui, a Ostia Antica, perché qui c'è una zona molto simile, una zona di scambi commerciali. Questi, vedete, sono i grandi Orrea, sono dei magazzini che contenevano le merci che giungevano via mare fino a qui, da ogni parte dell'impero, e che poi avrebbero continuato il loro viaggio fino a Roma o sarebbero stati smistati nei negozi qui vicino. E a proposito di negozi, adesso ve ne faccio vedere uno. Questa è la taberna dei pescivendoli, praticamente una pescheria degli antichi romani. Qui vedete un bancone di marmo che serviva per vendere il pesce, ci sono ancora i segni dei coltelli. E qui invece c'è una vasca che serviva per contenere il pesce fresco, quello ancora vivo, che poi sarebbe stato venduto su questo bancone. E questo è un mosaico bellissimo che raffigura un delfino che tiene in bocca un polipo, che lo morde. E c'è una scritta, invide calco te, che vuol dire invidioso, io ti calpesto. Perché evidentemente per i pescatori dell'epoca il delfino rappresentava un disturbo alla loro attività. Quello che stiamo per vedere è l'ambiente più importante per noi, perché si avvicina all'attività che faceva San Paolo, che ricordiamolo, era un fabbricatore di tende. Buongiorno dottoressa Morelli. Buongiorno a lei. Siamo per entrare nella Fullonica, questo è uno spazio esclusivo che viene aperto oggi soltanto per noi, perché solitamente è chiuso al pubblico. Dottoressa Morelli, cosa si faceva qui nella Fullonica? Nella Fullonica venivano trattati i tessuti, oltre che lavati venivano sottoposti a dei processi di lavorazione che restituivano morbidezza e compattezza anche a tessuti di particolare pesantezza come le lane e i feltri. La prima fase avveniva in questi grossi contenitori di terracotta, all'interno delle quali veniva aggiunta acqua e sostanze chimiche che servivano a sgrassare, a sbiancare. Si utilizzava la soda, si utilizzava anche l'urina umana che contiene ammoniaca. E dopo aver messo a bagno i tessuti, i fullones, cioè gli addetti della Fullonica, gli operai, entravano con i piedi all'interno di questi contenitori e pigiavano praticamente i tessuti in maniera da pulirli a fondo. E la fase successiva di questa lavorazione cosa prevedeva? Avveniva in queste vasche, correva continuamente acqua pulita, i panni venivano quindi sciacquati a fondo chiaramente. Una volta terminata la risciacquatura venivano torti e sono ancora visibili sui pilastri gli incassi di questi travetti di legno per stendere le stoffe alla fine del trattamento. Siamo di nuovo qui nei magazzini che davano sul Tevere e qui sottoterra ci è venuto a trovare il professor Pierluigi Guiducci, che all'Università Lateranense di Roma insegna storia della Chiesa. Professore, San Paolo viene a vivere in una zona commerciale e artigiana, dove si sì. lavorava, insomma, sì. dove c'era il popolo che lavorava. Sì. San sì. Paolo, appunto, era un lavoratore, giusto? Sì, che lavoro faceva? Lui lavorava le pelli, aiutava a preparare le tende. La tenda a cui
noi pensiamo è una tenda utilizzata per uso militare. Dovevano essere delle tende profondamente dure, resistenti alle intemperie. Perché dividevano le stanze e gli accampamenti, quindi erano specie di intercapedini di cuoio. Sì. Quello però che sappiamo con certezza è che San Paolo rivendicava il suo essere lavoratore, così? Sì. Perché? È lui stesso che attesta di essere un lavoratore e a un certo punto in una lettera dice per non essere di peso a nessuno. Lui non si mette come una persona che sta al di sopra di altre persone, ma cammina insieme alla gente del suo tempo. Ma l'aspetto interessantissimo è questo, che negli Atti degli Apostoli si dice che lui stava a Pigione, non solo, ma abbiamo un altro dato. Lui è stato a Pigione per 2 anni, a questo punto viene spontaneo dire chi è che pagava la pigione? Quindi vuol dire che lavorava per pagarsi questa pigione? Esatto, probabilmente di giorno lavorava e nelle ore notturne incontrava le persone. Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti quelli che venivano da lui, annunziando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento. Dunque, San Paolo era un lavoratore, era un cristiano perché si era convertito a Damasco, era un cittadino romano che aveva chiesto di essere processato qui a Roma ed era anche un ebreo formato alla scuola dei farisei, per cui quando arriva a Roma decide di incontrare i rappresentanti delle sinagoghe locali. Dopo 3 giorni, egli fece chiamare i notabili dei giudei e quando giunsero disse loro: ecco perché vi ho chiamati, per vedervi e parlarvi, poiché è a causa della speranza di Israele che io sono legato da questa catena. Siamo sull'isola Tiberina, oggi come allora al centro del Tevere. I romani avevano dato a quest'isola la forma di una nave. Questo che vedete alle mie spalle è il ponte più antico di Roma, collega l'isola Tiberina con la sponda del Tevere dove viveva e lavorava San Paolo. Si chiama Ponte Fabricius. Sapete perché lo so? Perché le pietre parlano, è scritto lì, è stato fatto da Lucio Fabricius, curator viarum, 100 anni prima che San Paolo venisse qui. Quindi è possibile che San Paolo abbia calpestato quel ponte, che era esattamente come oggi. Ecco, le balaustre che vedete là sopra non erano di mattoni ma erano di bronzo e quel foro centrale serviva per far passare l'acqua del Tevere quando c'era la piena ed evitare che si sovraccaricasse troppo la struttura. Ecco, tutto si può dire dei romani, tranne che non fossero dei grandi ingegneri. Da quella parte del Tevere oggi c'è, la vedete, la sinagoga, il quartiere ebraico, mentre allora la maggior parte degli ebrei viveva esattamente dall'altra parte, a Trastevere. Allora, noi sappiamo che San Paolo, quando arrivava in una città, prima di predicare ai gentili, che era la sua missione, andava nelle sinagoghe per annunciare che il Messia di cui parlavano le scritture era arrivato. Ma qui a Roma non poteva farlo, prima perché nelle sinagoghe erano scoppiati dei tumulti e poi perché era agli arresti domiciliari. Dunque San Paolo che fa? Manda a chiamare i capi delle sinagoghe per incontrarli a casa sua. I capi delle sinagoghe, abbiamo visto, abitavano dall'altra parte del Tevere, quindi immaginiamo queste persone che attraversano questo ponte per andare a incontrare quest'uomo. E anche noi adesso andiamo a cercare la casa di San Paolo. Siamo tornati nel quartiere di San Paolo alla Regola e questa è la chiesa di San Paolo alla Regola. Lassù lo vedete l'apostolo con la spada. Dentro però questa chiesa nasconde un luogo molto più antico e fondamentale
per la nostra storia. Qui c'è scritto Divi Pauli Apostoli Hospitium et Schola, cioè questo è il luogo dove, secondo un'antichissima tradizione, San Paolo abitò agli arresti domiciliari ed insegnò il Vangelo. Andiamo. Scendendo questi gradini si arriva all'oratorio di San Paolo. È emozionante pensare che stiamo in questo momento calpestando il luogo dove San Paolo visse e predicò. La sua situazione è descritta da quel mosaico di fine Ottocento, vedete? C'era sempre una guardia che lo sorvegliava. Era sì incatenato, però una certa libertà di movimento ce l'aveva. Cosa successe dopo questi 2 anni passati agli arresti domiciliari? Non lo sappiamo, perché gli Atti degli Apostoli non ce lo dicono. Il processo è andato in prescrizione? È stato condannato a morte dopo quei 2 anni? Oppure, una volta assolto, ha potuto predicare liberamente per Roma? Secondo alcuni è andato in Spagna e poi è tornato e a seguito di questo suo secondo ritorno a Roma, San Paolo poi subì il martirio, gli fu tagliata la testa. Ma questa è una storia che racconteremo dopo. Intanto, la storia che possiamo raccontare adesso è quella della parola di Dio. Verbum Dei non est alligatum, dice San Paolo. La parola di Dio non può essere incatenata come lo è il corpo. Infatti lui, parlando con le persone che venivano a trovarlo, diffonde il cristianesimo nella città di Roma. Città di Roma, a quel tempo governata da un imperatore nuovo, molto diverso dai suoi predecessori, Nerone. Ave, imperator! Stiamo raccontando una Roma in grande esplosione economica e commerciale, una Roma in cui ci sono religioni diverse e che sempre di più si sta aprendo verso l'Oriente. Nerone in tutto ciò è passato alla storia come un pazzo sanguinario, ma ultimamente proprio la storia sta un po' cambiando giudizio. Buongiorno professore. Professore, chi era Nerone? Nerone diventa imperatore dopo la morte di Claudio all'età di 17 anni, quindi molto giovane, e nella prima fase del suo regno si fece guidare da Seneca e da Burro, il prefetto del pretorio, e quindi in questi 5 anni egli riuscì a regnare all'altezza, diciamo, dello standard richiesto a un imperatore romano. Nerone durante il suo impero come trasformò Roma? Quali furono le riforme, soprattutto economiche, che tentò di istituire? Lui aveva propositi rivoluzionari. Uno di questi fu quello dell'abolizione delle tasse. Però le tasse erano l'unica entrata dell'erario e quindi lo Stato non poteva fare a meno della riscossione di queste tasse. L'altra riforma, quella che viene più lodata dai moderni economisti, è la riforma monetaria, che consisteva essenzialmente in una riduzione del peso della moneta d'oro e della moneta d'argento, con una possibilità per lo Stato di coniare con la stessa quantità di metallo un numero maggiore di monete. Indubbiamente questa cosa favoriva l'immissione di circolante e quindi il disbrigo degli affari di compravendita, di negoziazione più frequenti, che sicuramente fecero molto piacere al popolo. Queste due riforme di cui mi sta parlando incontrarono il favore del popolo, ma allora perché invece è arrivato a noi la figura di un imperatore fortemente osteggiato dal popolo? Perché la storia non fu scritta dal popolo, ma dal ceto senatorio, pensiamo a Tacito, naturalmente anche parecchi anni dopo, che vedeva di malocchio questa propensione dell'imperatore verso le classi più basse, no? E quindi ne disse in qualche modo peste e corna, no? Ecco, qui vediamo i gladiatori che erano i veri protagonisti dei giochi ludici romani, ma quali furono le novità che Nerone introdusse nella vita culturale romana?
Nerone non era appassionato del combattimento fra gladiatori, egli prediligeva invece gli spettacoli addirittura alla greca, come il famoso agone che lui chiamò dal suo nome Neronia, cioè gare atletiche, corse del circo, ma anche spettacoli teatrali e musicali. Ecco, in questi soprattutto Nerone credeva di eccellere e quindi non perdeva occasione di esibirsi nel corso di questi agoni, appunto chiamati Neronia. E mentre sul trono imperiale sedeva un imperatore ragazzino, Nerone, a Roma arriva un pescatore galileo ultra cinquantenne destinato a diventare il centro della nuova vocazione universale della città eterna. Si chiamava Simone, ma Gesù gli aveva cambiato nome, l'aveva chiamato Pietro, Cefa, Fondamento. E siamo venuti a cercare il suo volto in questa basilica antichissima, Santa Pudenziana, della fine del IV secolo, le cui mura appartengono a un edificio termale romano addirittura della metà del II secolo. Eccolo! Ed eccolo il volto di Pietro in un mosaico antichissimo del 410 d.C., uno dei più antichi di Roma. Nel cielo ci sono i simboli dei quattro evangelisti. Poi c'è una collina, probabilmente il Golgota, e sopra una croce gemmata. La città che vedete è Gerusalemme, ma in questo mosaico è intesa come la Gerusalemme celeste, perché davanti al portico c'è Gesù sul trono imperiale, il trono del Regno dei Cieli. Intorno gli apostoli. Sulla sinistra c'è San Paolo, che è stempiato, abbiamo imparato a riconoscerlo. Sulla destra, coi capelli grigi, c'è San Pietro. Avete notato? Gli apostoli sono vestiti da senatori, hanno la toga. Perché? Perché questa basilica è costruita sopra la casa di un importante senatore dell'epoca di Nerone, il senatore Pudente, citato anche da San Paolo nella seconda lettera a Timoteo. San Pietro, secondo la tradizione, quando venne a Roma, fu ospite di questo senatore. Ed eccolo il senatore Pudente in un quadro del Cinquecento, mentre viene battezzato a casa sua da San Pietro in persona. Sappiamo che è lui perché ai suoi piedi troviamo il simbolo per eccellenza del primo degli apostoli, le chiavi del Regno dei Cieli. Noi invece non stiamo salendo su nel Regno dei Cieli, ma stiamo scendendo giù nelle viscere della storia alla ricerca della casa del senatore Pudente. A questo livello c'era un cimitero fino al 1895, ci sono ancora delle ossa. Ma le vere sorprese sono giù. Questo è il livello del IV secolo, qui probabilmente c'era un fornaio, c'è ancora la macina. E qui ci sono le impronte dei buoi che servivano per farla girare. Qui facciamo un salto indietro nel tempo, perché questo è il pavimento di una casa repubblicana. Il
pavimento di sopra invece è un pavimento a mosaico. Siamo nel primo secolo. L'abbiamo trovata, la casa del senatore Pudente. Secondo la tradizione, qui ha vissuto San Pietro. E questa è una delle stanze. Non erano grandissime le stanze di allora, anche delle case ricche come questa. Lo capiamo seguendo la cornice del pavimento a mosaico, questa nera. Dove finivano queste stanze cominciava un corridoio che è riconoscibile da quest'altro disegno del pavimento. Il corridoio divideva le stanze dal cortile. Noi stiamo entrando nel cortile del senatore, il peristilio, sul quale le stanze erano affacciate. Era un cortile grande, di circa 200-250 metri quadri. Non era neanche l'unico cortile del senatore. E adesso io camminerò in questo cortile e mi faccio una passeggiata come il senatore per andare a vedere il resto della casa. Questo quadrato, che contiene un cerchio, è il luogo dove c'era una colonna che sorreggeva il portico. Magari San Pietro passeggiava qui sotto col senatore e gli parlava di Gesù. Ma qui c'è una sorpresa, vedete, c'è un pozzo. Il senatore Pudente aveva l'acqua in casa e magari quest'acqua è servita per battezzare lui e la sua famiglia. Come facciamo a sapere che il senatore Pudente è realmente esistito? Perché in questo sito sono stati trovati tanti bolli laterizi col suo nome. Si tratta di mattoni firmati. E il senatore, tanti cristiani anonimi di quel tempo, hanno fornito a San Pietro i mattoni vivi per costruire la chiesa delle origini di cui San Pietro era fondamento. E per capirlo bisogna risalire alla basilica di sopra. Stiamo entrando nella Cappella Caetani, completamente rivestita in marmo alla fine del Cinquecento. Questo è il primo nucleo della basilica, perché Papa Pio I, addirittura nel 145 d.C., consacrò una parte delle terme al culto cristiano. In quel mosaico si vedono le due figlie del senatore Pudente, Santa Prassede e Santa Pudenziana, che dà il nome alla basilica, mentre lavano i corpi dei martiri e ne raccolgono il sangue. Qui ci aspetta uno dei massimi esperti della figura di San Pietro, padre Michele Mazzeo. Buongiorno. Buongiorno, grazie di essere qui. Allora, chi era San Pietro? Pietro è un pescatore, è un analfabeta della Galilea. Pietro è un uomo di casa, una persona sposata a Cafarnao, una persona che vive con la suocera. Pietro è una persona che sa lavorare, sa tenere il timone della barca. Perché Gesù sceglie proprio lui? Il perché lo sceglie è una relazione d'amore, di elezione. Gesù vede in Pietro un uomo concreto. È vero, Pietro non è un uomo colto come Paolo, che è un genio a livello teologico, ma Pietro, alla sequela di Gesù, dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina, ha imparato come essere un uomo vero. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Come cambiò il cristianesimo romano quando arrivò Pietro? Tutti guardano Pietro a Roma come il testimone oculare, la persona che porta non solo i ricordi, ma l'esperienza di un rapporto unico, originale, speciale. E questo trasformava le persone che incontrava, rendendolo libere, autentiche, capaci di pensare con la loro testa.
la comunità romana ha la gioia di ascoltare l'apostolo che è stato testimone di tutti i fatti della vita di Gesù e della chiesa originaria di Gerusalemme. Sarebbe bello, no? Oggi poter ascoltare San Pietro, no? Stare con la famiglia a casa, a un certo punto arriva San Pietro a mangiare, a cena, sì, che ti racconta quello che è successo. Possiamo? Ecco, può sembrare strano, ma oggi noi possiamo accedere ai medesimi racconti, perché la predicazione di Pietro viene consegnata da Pietro stesso a Roma, a Marco, che lui chiama figlio mio. E Marco scrive la predicazione di Pietro, un Vangelo essenziale. Quindi il Vangelo di Marco contiene il nucleo del racconto che faceva San Pietro qui a Roma. Sì. Diceva, a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Girando per le antiche chiese di Roma, quando c'è San Pietro è sempre rappresentato nell'atto di battezzare. Perché? L'iconografia lo ricorda in questo gesto del battezzare, perché questo era il gesto originario che è stato compiuto dal Battista. Ma Pietro ribadisce questa realtà a Pentecoste, quando chiede alle persone che domandano cosa dobbiamo fare? Fatevi battezzare, dopo riceverete il perdono dei peccati e lo Spirito Santo. Bisogna essere rigenerati attraverso il battesimo. Nascere una seconda volta. Nascere, bravo, una seconda volta, no? Ma dall'alto. Ma dall'alto, dallo Spirito. Pietro e San Paolo sono considerati i fondatori della nuova Roma. Stiamo navigando sul Tevere, che fin dall'antichità è stata l'anima di questa città. Stiamo percorrendo un punto dove il fiume è soggetto a delle rapide, ma anticamente non era così, perché anzi il Tevere era navigabile in tutto il territorio di Roma molto facilmente. Questo è ciò che resta del Ponte Emilio. Noi oggi a Roma lo conosciamo come Ponte Rotto. Fu restaurato da Augusto per la prima volta 12 anni prima della nascita di Cristo. Quello è lo sbocco della Cloaca Maxima, la più grande fogna al mondo ancora funzionante da oltre 2000 anni. Ed è un'altra opera che, come le strade e i ponti, attesta la superiorità dei romani nel campo dell'ingegneria civile. Ora, San Pietro era un pescatore e nel Tevere si pescava all'epoca, si pesca tuttora, ma non risulta che abbia esercitato qui questa attività. Gesù lo aveva trasformato in un pescatore di uomini. Infatti, secondo Tertulliano, un apologeta cristiano vissuto 100 anni più tardi, San Pietro battezzava proprio qui, sulle sponde del Tevere, i primi cristiani. Ed è probabile che l'abbia fatto davvero, perché Pietro, prima di incontrare Gesù, era stato apostolo di Giovanni Battista, che battezzava nel Giordano, in Palestina. Quindi gli deve essere parso normale a Pietro, una volta arrivato a Roma, ripetere il gesto in queste acque. Le
Ricordiamo che all'epoca non esistevano ancora le chiese come noi le immaginiamo oggi, con i fonti battesimali, e soprattutto non c'era acqua disponibile in tutte le case. Inoltre non esistevano ancora gli argini del Tevere, il fiume scorreva a livello delle case e dei palazzi, ed è quindi possibile, possiamo immaginare, che San Pietro battezzasse proprio su queste rive i primi cristiani singoli, magari famiglie, piccoli gruppi, cittadini, schiavi, persino soldati. Nella lettera che Pietro scrive da Babilonia, nome che secondo alcuni indicherebbe la città di Roma in senso metaforico, Pietro paragona le acque del diluvio universale a quelle del battesimo. Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi. Non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Alla fine di questa lettera, Pietro manda i suoi saluti anche a nome di Marco, una specie di figlio per lui. Si tratta di San Marco, l'evangelista, e a Roma c'è la sua casa. Qui c'era il Tempio d'Apollo e vicino un teatro, il Teatro Marcello. Aveva iniziato Cesare e poi terminato Augusto e dedicato a suo genero prematuramente scomparso, Marcello. Dunque, al tempo di Pietro e Paolo, questo teatro c'era già. E chissà se i due apostoli abbiano mai messo piede qui dentro. Io penso di no, perché il teatro non era visto benissimo dai primi cristiani, considerato parte di attività comunque idolatriche, pagane. E proprio per questo i cristiani non erano ben visti dalla popolazione. Questo teatro adesso è stato trasformato in un palazzo, prima ancora in una fortezza, e tutto il marmo originario. Che fine ha fatto? Ed ecco che fine ha fatto il marmo del Teatro Marcello: è servito a costruire la facciata di questa basilica qua, una facciata rinascimentale attribuita a un allievo del Leon Battista Alberti, molto elegante. La chiesa si chiama Basilica di San Marco Evangelista. Perché? Perché secondo la tradizione è costruita sopra la casa di San Marco, il collaboratore di Pietro, colui che avrebbe messo per iscritto il racconto che Pietro Apostolo faceva ai Romani proprio della vita di Gesù. Secondo gli studiosi, la prova che il Vangelo di San Marco sarebbe stato scritto qua è la presenza nel testo greco di alcuni latinismi. Comunque questa non è l'unica casa di un evangelista qui a Roma, ce n'è anche un'altra. Questa è la facciata seicentesca della chiesa di Santa Maria in Via Lata, cioè Via Larga, che un tempo era il tratto urbano della Via Flaminia. E qui c'è una memoria legata a un altro evangelista, San Luca, l'autore degli Atti degli Apostoli. E infatti la prima cosa che colpisce l'attenzione entrando in questa chiesa è questa icona della Madonna. Si chiama Maria Advocata ed è una copia medioevale di una delle sette dipinte da San Luca, che oltre ad essere evangelista si dice che fosse anche iconografo, cioè dipingeva. Seguendo questa tradizione, questo potrebbe essere il volto esatto della mamma di Gesù. Guardate cosa c'è scritto qui. Oratorio di San Paolo, dove si trovava l'immagine della Beata Maria Vergine, una delle sette dipinte dal Beato Luca.
Insomma, anche qui occorre scendere nel passato per arrivare in un altro luogo centrale per la memoria del cristianesimo delle origini. La casa dove avrebbero vissuto San Luca e San Paolo, frequentata anche da San Marco e da San Pietro, subito prima del martirio. Questi ambienti fanno parte di un edificio antichissimo che all'epoca di San Paolo probabilmente veniva utilizzato per scopi commerciali. Ne sono sicuramente testimoni questi due pilastri, di cui noi oggi possiamo vedere soltanto la parte superiore, che facevano parte nel primo secolo d.C. di un grande portico che si affacciava sulla Via Lata, l'attuale Via del Corso. Noi abbiamo imparato che quando la memoria cristiana è molto antica c'è sempre un motivo valido. Da secoli i pellegrini hanno visitato questo luogo per toccare questa colonna, perché qui sarebbe stato incatenato San Paolo. Guardate, qui c'è un pozzo all'interno del quale pochi anni fa è stata ritrovata questa catena di ferro che pare sia esattamente la stessa che cingeva la colonna. Insomma, se dobbiamo dare retta alla tradizione, possiamo fare questa ipotesi. San Paolo sarebbe stato recluso e incatenato qui, nella casa di Via Lata, in attesa di un secondo processo, quello che terminerà con la sua condanna a morte. Siamo intorno al 64 d.C. San Pietro, San Paolo e la prima comunità cristiana stanno per affrontare la prima grande persecuzione. E tutto comincia con un evento davvero imprevisto. Se questa era la piccola casa dove si dice abbiano vissuto gli apostoli, guardate invece dove stava Nerone quando tutto precipitò. È il mese di luglio del 64 d.C., è estate e l'imperatore Nerone sta passando la villeggiatura nella sua villa sul mare. Non dovete immaginarvi la villeggiatura nostra in una villetta bifamiliare. Nerone ad Anzio c'era nato e aveva fatto ristrutturare la villa imperiale dei suoi predecessori, trasformandola in una vera e propria reggia. Metri di lunghezza, una parte dell'edificio arrivava dentro il mare e poteva ospitare fino a 3.000 persone, tutta la corte, i pretoriani, insomma, si trattava di una città. Immaginate l'imperatore Nerone steso sul triclinio quando all'improvviso irrompe nella stanza a interrompere la serenità della vacanza imperiale, tutto trafelato, un messaggero che reca una notizia terribile. Roma brucia, l'incendio è di proporzioni devastanti. Le fiamme, raccontano a Nerone, stanno lambendo persino il Palatino, dove c'è il Palazzo degli Imperatori. Nerone capisce che questa tragedia verrà usata a fini politici, allora vuole arrivare immediatamente in città perché deve farsi vedere lì mentre soccorre il suo popolo. L'incendio parte dalle botteghe che c'erano sotto il Circo Massimo e si propaga con una violenza impressionante, mangiandosi interi quartieri. Nerone, che aveva fondato tutta la sua politica nel rapporto con il popolo, torna di corsa da Anzio, organizza nei suoi giardini la prima assistenza agli sfollati, ma l'incendio non smette. A quanto racconta Tacito, uno storico vissuto pochi anni dopo quegli avvenimenti, si comincia a diffondere nella popolazione la convinzione, magari suggerita da qualche senatore a lui avverso, che è stato proprio Nerone ad appiccare il fuoco, per fare una speculazione edilizia e costruire la famosa Domus Aurea, la sua nuova prestigiosa dimora.
È una calunnia, ma non si riesce a smentire. Nerone teme un'insurrezione e quindi ha bisogno di un capro espiatorio. E quel capro espiatorio sono i cristiani. Allora, per soffocare ogni diceria, Nerone spacciò per colpevoli e condannò a pene di crudeltà particolarmente ricercata quelli che il volgo, detestandoli per le loro infamie, chiamava cristiani. E i cristiani, come capro espiatorio, erano perfetti. Il popolo aveva cominciato a prenderli in antipatia perché non partecipavano ai riti pagani e non assistevano ai giochi sanguinari. In più, l'Eucarestia era fraintesa. Mangiare il corpo di Cristo era scambiato per un atto di cannibalismo. I cristiani non vogliono sovvertire l'ordine sociale, anzi, escludono di farlo, ma tra di loro si considerano fratelli, padroni con schiavi, uomini con donne, ricchi con poveri, pagani con ebrei, e questo è eversivo di per sé. Insomma, i cristiani avevano costituito delle comunità diverse da tutte le altre e per questo erano particolarmente adatti per essere indicati come nemici di Roma, in nome di questa inimicizia rinsaldare il rapporto tra Nerone, l'imperatore, e il suo popolo. Per questo vengono accusati dell'incendio e arrestati. Ma dopo un po' dell'incendio non interessa più a nessuno. I cristiani vengono accusati addirittura di odiare l'intero genere umano. Qui siamo sul Campidoglio, quella è la Basilica Iulia, cioè il Tribunale di Roma. Ci stiamo andando per capire come i cristiani vennero individuati. Ma com'è avvenuta l'individuazione dei cristiani? Quanti erano? Come facevano a riconoscerli? C'erano degli infiltrati? O forse la polizia segreta? Per capirlo, siamo venuti in quello che all'epoca era il Tribunale di Roma. Questa è la Basilica Iulia, fatta costruire da Giulio Cesare al posto di una basilica precedente, poi andò distrutta con un incendio e fu totalmente restaurata da Augusto, 12 anni dopo la nascita di Gesù. Dovete immaginare che era un edificio molto grande, a più piani, e i giudici che vi operavano erano più di 100. Proprio loro costituivano il nucleo principale del Tribunale Romano. Professore, buongiorno. Salve, buona giornata. Allora, quanti possiamo immaginare che fossero i cristiani in quel periodo? Non abbiamo un documento che ci dica esattamente quanti erano i cristiani, quindi si presume 300-400, è una piccola comunità che però poi piano piano si ingrandisce. Ecco, ma se erano così pochi, come facevano a riconoscerli? Beh, i cristiani provenivano inizialmente dalla sinagoga e quindi erano ben conosciuti dagli ebrei. Inoltre gli ebrei ancora oggi, tra l'altro, hanno dei registri con l'elenco di tutti i loro membri e anche ovviamente erano segnati i nomi di coloro che erano usciti. E i fuoriusciti erano malvisti? Sì, è possibile, soprattutto sul piano dei rigoristi. Qui non bisogna allargare il discorso a tutta la comunità ebraica perché la maggior parte degli ebrei non seguì assolutamente tutte queste vicende teologiche e così via dicendo. Però a livello di responsabili di sinagoghe, quello sì, perché videro che praticamente alcune persone si erano definitivamente allontanate, avevano aderito a un'altra religione e da quel momento in poi furono considerati traditori. Possiamo immaginare che già all'epoca esistesse una sorta di polizia segreta? Sì, certamente. La polizia segreta inizia già alcuni secoli prima, tra l'altro, perché nel momento in cui Roma incomincia a espandersi, l'esercito romano deve entrare in regioni completamente sconosciute e allora si creano delle formazioni specializzate a prendere informazioni, però contemporaneamente si creano anche delle formazioni specializzate all'interno della città per capire se ci sono delle rivolte interne in arrivo, se ci sono delle congiure. Soprattutto durante l'impero fu estremamente importante per gli imperatori avere delle persone di fiducia capaci di controllare il popolino, ma anche capaci di controllare la nobiltà.
Possiamo immaginare che la polizia segreta abbia contribuito all'individuazione dei cristiani che poi sarebbero stati perseguitati? Sì, certamente. In quel momento il capo dei pretoriani era Tigellino, Tigellino una persona anche molto ascoltata da Nerone, quindi certamente Tigellino avrà messo in moto anche i suoi pretoriani per collaborare alla cattura dei cristiani. I cristiani vengono individuati e arrestati. Le scale che sto scendendo coprono delle scale molto più antiche, dette scale gemonie, perché i prigionieri che le percorrevano gemevano e piangevano prima di essere rinchiusi nel carcere di massima sicurezza di Roma. Ed è lì che stiamo andando. Sotto la chiesa di San Giuseppe dei Falegnami c'è il carcere dove venivano rinchiusi i nemici dello Stato romano, ad esempio il guerriero Gallo Vercingetorige oppure i congiurati di Catilina. Ma il motivo per cui siamo qui è chiarito da quella scritta: prigione dei santi apostoli Pietro e Paolo. Secondo la tradizione, in quanto rappresentanti di spicco della comunità cristiana, durante la persecuzione neroniana Pietro e Paolo furono rinchiusi qui dentro. Questa è la facciata in travertino del carcere che c'era quando San Paolo e San Pietro passarono di qui. Ed eccoci al primo livello del carcere, si chiama carcere Mamertino. Le mura risalgono addirittura al re Anco Marzio. I prigionieri però, che meritavano pene più severe, venivano gettati attraverso questa botola al piano di sotto, perché qui sotto c'era il luogo più oscuro e terribile, il carcere Tullianum. Qui c'è un segno del passaggio di Pietro, secondo la tradizione. Leggiamo: in questo sasso Pietro dà di testa, spinto da sbirri, ed il prodigio resta. Cioè, questa sarebbe l'impronta della testa di Pietro sbattuto contro il muro dai guardiani carcerieri che lo stavano conducendo nel carcere Tullianum, dove ora andremo anche noi. Ed eccoci nel luogo più spaventoso di Roma, il carcere Tullianum, chiamato così perché lo costruì il re Servio Tullio. Lo storico Sallustio lo descrive così. Nel carcere vi è un luogo chiamato Tulliano. Il suo aspetto è ripugnante e spaventoso per lo stato di abbandono, l'oscurità, il puzzo. Ecco, San Pietro e San Paolo sarebbero stati rinchiusi in questo luogo terribile. Vedete quel buco nel pavimento? Quella è una sorgente. L'avrebbero fatta scaturire i due apostoli e con quell'acqua, secondo la tradizione, avrebbero battezzato i loro due carcerieri, Processo e Martiniano, i quali, convertiti, avrebbero affrontato anche loro il martirio. C'è da dire che secondo molti storici è improbabile che San Paolo e San Pietro siano stati davvero incarcerati in questo luogo. San Paolo è un cittadino romano e quindi godeva di maggiori garanzie. San Pietro non era un personaggio così importante da meritare la sorte destinata ai prigionieri politici, ai nemici dello Stato. Però la tradizione cristiana da sempre ha indicato questo luogo come il carcere di Pietro e Paolo, e talvolta, quasi sempre, la tradizione cristiana è collegata a fatti realmente accaduti, e questo è diventato da tanto tempo luogo di culto e di pellegrinaggio. Lo dimostrano
i tanti affreschi rinvenuti su queste pareti, che sono affreschi molto antichi. Uno del 1200, voglio mostrarvelo perché è davvero un affresco particolare. Guardate, è un'immagine molto tenera. C'è Gesù che abbraccia San Pietro e San Pietro sorride. Tra poco però San Pietro dovrà abbracciare la sorte del suo maestro, la crocifissione. Siamo sul lato della Basilica di San Pietro, dove attualmente si trova la sagrestia. In questa zona, in età imperiale, c'era una villa immersa in un grande parco. Erano gli orti della madre di Caligola, Agrippina Maggiore. All'interno del parco, suo figlio, che allora era imperatore, aveva fatto costruire uno stadio privato, il Circo di Caligola, che poi divenne il circo privato del suo successore, l'imperatore Nerone. Il circo era immenso, era lungo 540 metri e largo 100, arrivava quasi fino al Tevere, ci correvano le bighe e ci si esibiva Nerone stesso. Di quel circo rimase in piedi per secoli una sola cosa, l'obelisco. Qui siamo al centro del circo e l'obelisco si trovava esattamente nel punto dove mi trovo io adesso. Fino al 1586, anno in cui Papa Sisto incaricò l'architetto Fontana di spostarlo. Lo portarono qui, al centro di Piazza San Pietro, e fu un evento incredibile. Ci lavorarono 800 uomini e 75 cavalli. Ora è al centro della piazza, delimitata dal colonnato del Bernini, ma la sua è una storia lunghissima. Viene da Eliopolis, in Egitto, la città consacrata al Dio Sole. Attualmente corrisponde alla periferia meridionale del Cairo. Successivamente venne spostato ad Alessandria d'Egitto da Augusto per abbellire il Forum Iuli e nel 40 venne portato a Roma da Caligola su una nave costruita apposta, che poi fu affondata e venne usata come fondamenta per il molo del porto di Ostia. Ma soprattutto questo obelisco è stata l'ultima cosa che hanno guardato sulla terra gli occhi dei primi martiri cristiani, tra cui l'Apostolo Pietro. Infatti Nerone fece uccidere i cristiani che aveva imprigionato con la falsa accusa di aver incendiato Roma, probabilmente aprendo in quell'occasione al pubblico il suo circo privato. Sentiamo la cronaca di Tacito di fronte allo stesso obelisco che guardarono i primi martiri mentre morivano. Quanti andavano a morire subivano anche oltraggi, come venire coperti di pelli di animali selvatici ed essere sbranati dai cani, oppure crocefissi e darsi vivi come torce per servire al calar della sera da illuminazione notturna. Ma esattamente quando è stato ucciso Pietro? Secondo Margherita Guarducci, l'archeologa che ha effettuato moltissimi studi sulla tomba di Pietro, è attendibile un testo apocalittico siriano di pochi anni successivo all'epoca di Nerone, secondo il quale l'imperatore avrebbe regnato 3 anni, 7 mesi e 27 giorni dopo aver fatto uccidere Pietro. Ora, siccome la data di morte dell'imperatore è certa, risalendo a ritroso si arriva alla data del martirio, 13 ottobre del 64. Era il Dies Imperii, il 10° anniversario dell'ascesa al trono di Nerone. L'imperatore festeggiò, offrendo al popolo il supplizio dei presunti piromani, a 3 mesi dall'incendio. Circa 30 anni dopo che Gesù Cristo fu crocifisso a Gerusalemme sul Golgota,
San Pietro subisce la stessa sorte a Roma, nel circo di Nerone, ai piedi del Colle Vaticano. Ma per umiltà rispetto a Gesù si fa crocifiggere a testa in giù. E questo obelisco ne fu testimone. Nella parte finale del Vangelo di Giovanni, scritta dopo questi eventi, si attesta la storicità del martirio. Gesù, risorto, dice a Pietro: in verità, io ti dico, quando eri più giovane, ti vestivi da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. Ma c'è un altro luogo che unisce la memoria di questi due uomini, Nerone e San Pietro, ed è quella chiesa. Siamo a Piazza del Popolo e quella è la Basilica di Santa Maria del Popolo. La chiesa è costruita sul luogo dove si dice erano state poste le ceneri dell'imperatore Nerone, perché qui c'era il sepolcro della sua famiglia, i Domiziano Barbi. Nel 1099 Papa Pasquale II aveva paura che Nerone fosse l'incarnazione dell'Anticristo, che potesse addirittura risorgere e che i corvi che abitavano sui rami di un noce secolare qui vicino fossero i demoni che lo stavano aspettando. Così il Papa fece tagliare il noce, distruggere il sepolcro e disperdere le ceneri dell'imperatore nel Tevere. Sopra quel luogo fece costruire il nucleo della chiesa attuale. E in questa cappella, la cappella Cerasi, sono conservate le due rappresentazioni più vive dei due apostoli che siano mai state dipinte. Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, dipinse la conversione di San Paolo e la crocifissione di San Pietro. San Pietro morì crocifisso, era la sorte che spettava alle persone senza diritti, gli stranieri, gli schiavi, ma San Paolo era cittadino romano, per cui subì una sorte diversa, una condanna a morte a seguito di un processo. Secondo la tradizione, il martirio di San Paolo avvenne lo stesso giorno di quello di San Pietro, nel 64 d.C., ma la maggior parte degli storici concordano nel dire che avvenne 3 anni più tardi, nel 67. Qui siamo dove passava l'antica via Laurentina, in una zona chiamata ad Acque Salvie perché c'erano delle sorgenti, e dietro quel portale medievale detto di Carlo Magno c'è il luogo dove San Paolo conobbe il martirio. C'è un'antica abbazia cistercense, ora affidata ai monaci trappisti, e questa è la prima chiesa che conserva una memoria di San Paolo. Si chiama Scala Cieli perché San Bernardo di Chiaravalle qui vide le anime del purgatorio che salivano in paradiso. Thank you.
In questa cripta, secondo la tradizione, c'è la prigione di San Paolo, il luogo dove passò le ultime ore prima che la sentenza fosse eseguita. Dal luogo della prigionia al luogo del martirio ci sono 150 passi e questa è la strada. San Paolo ha percorso le strade dell'Impero Romano in lungo e in largo fino ai confini del mondo e si dice che tutte le strade portano a Roma. Ecco, questa strada sta portando San Paolo al martirio. La chiesa seicentesca di Giacomo della Porta ospita un'antica colonna romana. San Paolo fu condannato alla decapitazione. Dice la tradizione che il capo dell'apostolo fu adagiato dal boia su questa colonna e con una spada gli fu tagliata la testa. La testa cadde a terra, rimbalzò tre volte e in ognuno dei luoghi dove toccò terra sgorgò una fontana, una fonte, una tiepida, una calda e una fredda. Queste fontane furono in questa chiesa raccolte in tre edicole sovrastate da un bassorilievo con la testa di San Paolo. Fino al 1950 le persone venivano qua e prendevano l'acqua ritenuta miracolosa. La catena che legava i polsi di San Paolo non è qui, è conservata nella Basilica di San Paolo fuori le mura, in una teca sopra la tomba del santo. Ogni anno, il giorno di San Pietro e Paolo, viene portata qui con una solenne processione per ricordare il martirio dell'Apostolo delle Genti. Nella seconda lettera a Timoteo, scritta a Roma, San Paolo prefigurava il suo martirio esprimendosi così. Io, infatti, sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno. Siamo su Ponte Marconi, sotto di noi scorre il Tevere e quella che vedete in lontananza è la facciata della Basilica di San Paolo fuori le mura, dove riposano le spoglie dell'Apostolo delle Genti. Ma perché la Basilica fu costruita qui? Siamo lungo la via Ostiense, poco lontano dalle Tre Fontane, sulla Laurentina, dove San Paolo fu ucciso. E proprio qui, accanto alla Basilica, c'è una necropoli a cielo aperto. Questo luogo di sepoltura fu utilizzato a partire dalla tarda età repubblicana, fino al III secolo d.C. Eccoci, guardate, qui siamo all'interno di una delle camere sepolcrali. Questi sono i colombari, cioè le piccole nicchie dove venivano deposte le urne cinerarie. Ecco, la basilica deve la sua origine alla deposizione dell'Apostolo in una di queste sepolture. In
Infatti, anticamente, la necropoli si estendeva in tutta l'area circostante, anche nel terreno sotto la basilica, dove, secondo la tradizione, il discepolo Timoteo, insieme a Lucina, una matrona romana che possedeva un piccolo lotto di terreno nel cimitero, seppellì il corpo di Paolo. Le attestazioni che San Paolo sia stato sepolto qui e San Pietro in Vaticano sono antichissime. Lo storico Eusebio di Cesarea riporta una lettera del presbitero Gaio che polemizza con un eretico, un certo Proclo, e lo invita a venire a Roma. Siamo tra il 198 e il 217 d.C., quindi non tantissimi anni dopo la data del martirio. Queste sono le sue parole. Io sono in grado di mostrare i trofei degli apostoli. Andando infatti al Vaticano o lungo la via Ostiense, vi troverai i trofei di quelli che hanno fondato questa chiesa. Da quel momento, le tombe degli apostoli furono subito meta di un massiccio pellegrinaggio cristiano. L'imperatore Costantino fa costruire una basilica sulla tomba di San Pietro ed una sulla via Ostiense sulla tomba di San Paolo. Siamo intorno al 324 d.C., ma dopo circa 60 anni la basilica non basta più, i fedeli sono troppi e i tre imperatori che reggono l'impero, Teodosio, Arcadio e Valentiniano, decidono di costruirne una più grande, che sarà completata nel 395 dall'imperatore Onorio. Cioè gli imperatori dell'impero romano, successori di Nerone, fanno a gara poco più di 300 anni dopo il martirio di San Paolo per fare all'apostolo delle genti sopra la sua tomba una basilica la più grande e la più bella possibile. Vuol dire che l'apostolato universale di San Paolo ha conquistato il cuore dell'impero romano. Poi la basilica sarà distrutta da un terribile incendio nel 1823 e ricostruita secondo l'impianto originario. Noi stiamo per entrarci. Siamo ai piedi del Colle Vaticano e anche qui, come sulla via Ostiense, c'era una necropoli nei pressi del circo di Caligola, poi di Nerone, dove fu crocifisso a testa in giù l'apostolo Pietro. Allora, immaginiamo questa scena. I cristiani depongono il corpo dell'apostolo dalla croce e lo seppelliscono nella necropoli. Nel 320 d.C., Costantino decide di interrare parte della necropoli, di costruire intorno alla tomba del santo la basilica di San Pietro. Pensate, al tempo di Gregorio Magno ancora la tomba di San Pietro era l'altare dove si diceva messa. E ancora oggi, sotto il baldacchino di Bernini, sotto l'altare, c'è la tomba di San Pietro. Ma c'è un altro fatto che voglio ricordare perché è simbolico e significativo. Allora, noi festeggiamo a Roma i santi Pietro e Paolo il 29 giugno, la stessa data che in epoca pagana veniva utilizzata per celebrare Romolo
e Remo, i due fratelli fondatori della città. E questo perché San Pietro e San Paolo, fratelli nella fede e nel martirio, sono considerati i fondatori della nuova Roma, il centro della Chiesa universale.